Sera, venerdì, quarto millennio, il Giappone in ginocchio, l'abbiamo intitolata così perché non abbiamo trovato niente di meglio da dire di un paese di grande civiltà, di grande cultura, un paese secolare che ha ricordato a tutti cosa significa essere anche un paese forte, un paese con una grande educazione, con una grande forza d'animo in questo momento in cui il mare e la terra spezzandosi lo ha messo davvero in ginocchio. La trasmissione per capire un momento cosa sia successo in questo paese, ma non solo per capire cosa sia successo in questo paese, ma per capire in che mondo stiamo vivendo, com'è che affrontiamo le vecchie piaghe millenarie che si riversano oggi su una cultura del XX-XXI secolo ormai e che noi, nella nostra grande capacità di illuderci, pensavamo fosse una cultura che è riuscita a vincere tutto, compreso la natura. I terremoti si possono annunciare, i maremoti si possono vedere, si può prevedere tutto, le frane non ci sono più, gli allagamenti neppure, e invece ci troviamo di fronte a frane, a terremoti, a maremoti e a cose drammatiche. Ecco, di questo stasera ne parliamo con un gruppo di persone davvero qualificate. Non solo abbiamo, diciamo, tra virgolette, due reduci da queste giornate terribili, che sono due coriste del Maggio Musicale Fiorentino, che come sapete tutti era a Tokyo per una delle tante interpretazioni che il Maggio fa fuori dall'Italia, e sono Patrizia Parnasi e sono Maria Laura Prete. Ecco, sono qui con noi, l'abbiamo recuperate al volo perché sono praticamente appena tornate da questa loro esperienza e ce la racconteranno. Ma presentandovi poi da destra a sinistra i nostri ospiti, abbiamo il professor Gilberto Saccorotti, sismologo e primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Abbiamo Hiromi Sasaki, presidente dell'Associazione Culturale Italo-Giapponese e Fondazione LILAG. Cos'è la Fondazione LILAG? LILAG, Associazione Culturale Giapponese. Quindi noi offriamo agli italiani la nostra cultura. Ho capito, benissimo. Poi abbiamo il dottor Giuseppe Petrioli, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Universitaria di Careggi, che in questi giorni... La ASL 10 di Firenze. Di Firenze. Ecco, prima andava corretto, non è stato corretto. E che in questi giorni ha avuto notevolmente da fare con la sua equipe per controllare i rientri, tra le altre cose, i rientri importanti come quelli del maggio dal Giappone. Abbiamo Paolo Masetti, responsabile della protezione civile della provincia di Firenze. Buonasera. E
quindi le altre due nostre reduci che ho presentato prima. Io vorrei però prima di tutto partire da Tokyo. Vorrei sentire dalla voce di Cristiano Leonardi, che è l'interprete italiano all'ambasciata a Tokyo. Ecco, com'è la situazione a oggi? Leonardi, allora, cosa mi dici della situazione attuale? Allora, sì, beh, praticamente da pochi minuti è stata annunciata la notizia che questa sera verranno interrotte le operazioni di raffreddamento riguardo il primo, il secondo e il terzo reattore. Le operazioni verranno riprese la giornata di domani. La situazione più che altro è molto molto difficile al nord del Giappone per il freddo. C'è un freddo terribile che sta praticamente avvolgendo tutta la parte del nord del Giappone, e ci sono persone senza cibo e senza viveri che stanno in situazione abbastanza critica. La cosa più difficile da alimentare è il fatto che ci sono circa 700.000 persone da nutrire, ovviamente per due volte al giorno come minimo, e quindi si arriviamo a una quantità di roba da muovere abbastanza alta, 1.400.000 pasti al giorno, e sono abbastanza difficili da reperire, quindi ci sono persone che devono portare tutto questo al nord del Giappone, risulta abbastanza difficile. Un'altra difficoltà grande è le persone che stanno ospedalizzate a 20-30 km di raggio dal reattore, che secondo le dichiarazioni di pochissimi minuti fa, le ultimissime, praticamente verranno portate al di fuori di questo raggio e curate al di fuori di questo raggio, proprio perché per il freddo e per la difficoltà di muovere mezzi e medicine e viveri stessi, alcune persone stanno morendo perché non vengono curate. Ora, il discorso chiaramente di istruzione è qualcosa di incredibilmente angosciante, incredibilmente difficile, ma la situazione qui a Tokyo è abbastanza tranquilla. Le persone stanno tornando a lavorare tranquillamente, i treni sono quasi tutti, se non tutti, completamente restaurati. E il fatto è che noi non sentiamo fisicamente alcuna pressione, se non quella psicologica, chiaramente. E invece a 2 ore, 3 ore di treno da Tokyo la situazione è abbastanza molto, molto più difficile, soprattutto dal clima, che sta veramente contribuendo in maniera visibile ha nevicato pochissimi giorni fa al nord, quindi la situazione già è angosciante, quindi senza gas, corrente, luce, non hanno nulla, poveretti, quindi la situazione è abbastanza critica. Senti, io ti domanderò altre cose nel corso della trasmissione, ma volevo sapere subito, velocemente, la situazione economica, è razionata la corrente elettrica, l'energia elettrica, razionate moltissime altre cose, razionate le materie prime, com'è la situazione economica del Giappone, che è uno dei primi paesi al mondo per l'industrializzazione? Sì, la terza potenza, chiaramente per adesso, per quanto riguarda l'energia elettrica, si sta ancora, questa sera inclusa, qui da noi, praticamente razionalizzando il tutto, e Tokyo è divisa a zone, e la stessa provincia di Tokyo è divisa a zone in gruppi, in questi 5 gruppi, i famosi 5 gruppi, che verranno alternati anche nella giornata di domani. E l'economia si sta leggerissimamente riprendendo. Oggi la borsa di Tokyo è andata in più, in positivo per un breve istante, quindi credo che la situazione si riprenderà. Chiaramente si parla di una grandissima potenza come quella giapponese, quindi non credo che la cosa sia trascurabile, è ancora una grandissima potenza e sarà sempre una grandissima potenza, chiaramente. Va bene, tu puoi rimanere in linea con noi? Certo, non c'è problema. Ecco, allora ci risentiamo tra poco e noi proseguiamo con la nostra trasmissione. Allora vorrei sentire subito il dottor Petrioli. Dottor Petrioli, non abbiamo parlato insieme al nostro corrispondente da Tokyo per ora della centrale, però vorrei subito capire, a Firenze c'era il maggio, come testimoniano i nostri ospiti, ora sentiremo loro. Sono tornati alcuni dei rappresentanti del maggio. Voi li avete ovviamente controllati, come li avete trovati? Ma siamo stati preallertati del fatto che vi sarebbe stato un rientro anticipato rispetto alle previsioni del maggio, e quindi abbiamo, in accordo con l'azienda sanitaria di Careggi, predisposto un sistema di accoglienza per prima di tutto informare le persone che rientravano delle reale situazione di rischio esistente sulla base delle informazioni che ovviamente sono pervenute in Italia. Per chi ne avesse avuto bisogno è stato messo a disposizione un supporto psicologico con due psicologi che erano presenti nel momento in cui via via rientravano il personale del maggio. E è stata messa in piedi una raccolta delle urine finalizzata a evidenziare se vi è stata una esposizione a sostanze radioattive quali quelle che
vi possono essere in occasione di eventi come questi. Quando l'avremo questa risposta? Ma forse le prime risposte cominceremo a averle stasera sul tardi, perché per avere una risposta attendibile è necessario avere le urine delle 24 ore, quindi da quando sono rientrati ci sono poi 24 ore per la raccolta del campione e poi la trasmissione di questo alla fisica sanitaria di Careggi, che è quella che effettua poi la determinazione analitica, e credo che mentre andiamo in onda siano in corso questi accertamenti. Voi avete incontrato solo i reduci del Maggio o ci sono stati altri cittadini italiani che sono rientrati e voi avete controllato? No, l'organizzazione è legata al fatto che l'azienda ASL ha seguito l'accoglienza per il Maggio, perché era un rientro in larga misura programmato, si sapeva quando arrivavano, venivano portati con dei pullman al comunale e lì veniva organizzata l'accoglienza. E invece i cittadini che rientrano per proprio conto in Toscana hanno due punti di riferimento, che sono il pronto soccorso di Careggi e di Pisa, dove appunto è organizzata un'accoglienza. Passano i controlli. Allora, spostiamoci un momento. Maria Laura Prete, che è successo? Cosa avete provato? Cosa avete sentito? Beh, fin da subito, il giorno dopo che siamo arrivati, abbiamo sentito una prima scossa, poi una seconda scossa, poi la mattina presto successiva ce n'è stata un'altra più forte. Erano scosse brevi? Beh, a lei sono sembrate eterne, lo so, ma erano scosse... Aspetti, perché la seconda l'ho contata e ho contato fino a 20. Mm. La terza, quella della mattina, che è stata abbastanza forte, mi sembra che abbiano misurato 6 e 8, forse 7, una cosa del genere, perché le prime andavano così, la seconda andava così, la terza andava in tutti e due i modi. Mm. Poi invece quando abbiamo preso quello... Cioè, era un massaggio praticamente. Un massaggio sostenuto. Mm. Diciamo che tutti noi, anche per le esperienze precedenti, quando già siamo andati in Giappone, abbiamo un'estrema fiducia verso la loro organizzazione, perché la sappiamo efficientissima. Certo. E loro stessi sono preparati, quindi tu basta che guardi cosa fa un giapponese e sai come ti devi comportare. Non avendo sentito allarmi, niente, noi in fondo eravamo abbastanza tranquilli. Sì, la mattina a colazione ci guardavamo... Per dire, l'hai sentito? L'ho sentito. Come però... coro ho paura che vi tremasse la voce, ma in ogni modo va bene. Ma era il movimento che ce la faceva ballare. E poi? E poi invece è arrivato quello grosso, e quello grosso, poi ognuno di noi era sparpagliato in quel momento, perché era il momento della pausa pranzo fra le due prove che avevamo in costume. Per cui chi era nei ristoranti, chi era per strada. Io ero già nel teatro perché, non potendo camminare bene, avevo fatto un piccolissimo giro l'intorno e poi ero rientrata in teatro. L'amica con cui stavo in quel momento addirittura era in camerino che si stava cambiando, mi ha detto che era mezza nuda perché stava per mettersi in costume. Io stavo nella sala fumatori del teatro e c'erano solo giapponesi in quel momento. Mm. È cominciata la scossa e io subito mi sono messa a guardarli, proprio fatemi vedere, lo faccio anch'io. Tranquillissimi, c'erano tre sarte giapponesi carine che parlavano tra di loro, tutte... Sotto scossa? Sì, certo, una volta iniziata la scossa loro tranquilli, ma proprio non hanno battuto ciglio veramente. Poi però poco a poco ha cominciato ad aumentare. Ancora aumentava, si è cominciato veramente a ballare. Allora le sartine hanno smesso di parlare e sono diventate serie, si guardavano intorno. Poi a poco io ho visto crescere la scossa sui loro volti, che a poco si sono accigliati sempre di più fino all'espressione del terrore. A quel punto ho sentito delle urla in giapponese e in italiano, fuori tutti, e ci hanno buttato di fuori dal teatro di corsa con la scala che ondeggiava, e oltre le famose scosse in qua e in là c'erano anche quelle che proprio ti facevano saltare. Sussultoria. Sì. E lì fuori oltretutto faceva un freddo terribile, si sono riversati tutti. Da quel momento in poi è cominciata una continua carovana di persone, perché il teatro era il punto di raccolta della zona.
con ordine o con... Un ordine che per noi tutti italiani eravamo impressionati, un ordine, un silenzio, una tranquillità, addirittura una serenità. Ti accorgevi che se loro vedevano qualcuno in difficoltà, subito prestavano soccorso, tutti con le mascherine, tranquilli. Una classe, immagino, di bambini piccolini, tutti carini, in fila, ordinatissimi. E a poco è cominciato a riempirsi il teatro, e la metropolitana ha chiuso, il treno ha chiuso, per cui poi sono cominciate ad arrivare anche tutte le persone che stavano sui treni. Noi non abbiamo visto cadere niente, cioè in Italia una cosa del genere credo sarebbe scomparsa dalla faccia della terra l'Italia. Sì, sì, e poi non solo per il terremoto, ma anche per la reazione degli italiani, che non siamo abituati. Allora facciamo una cosa, proseguiamo questo racconto dopo, mandiamo la pubblicità.